trovati a Impresa domani, oggi facciamo il punto sulla mediazione immobiliare, settore in parte collegato a quello che abbiamo già esplorato nella prima puntata, quello delle edilizie e delle costruzioni e eh, oggi lo facciamo in studio con due agenti immobiliari, ve li presento, il presidente FIAI per Avenne Emilia Romagna, Gianbattista Baccarini, benvenuto, e il delegato comunicazione sempre di FIA per Avenne Emilia Romagna, Marco Soprani, vi ricordo che FIAI è la federazione italiana che che, eh, riunisce appunto gli agenti immobiliari professionali. Presidente, partiamo subito da un dato di cronaca recente. Il centro studi Nomisma ha ipotizzato per la seconda metà del 2013 una ripresa nei mutui. Eh, vi ricapitolo brevemente i dati: dopo un crollo del 38,6% nel 2012 rispetto all'anno prima, si prevede un più 7,5% da qui a fine anno. Lo può confermare? Sì, dal nostro osservatorio, dal centro studi nazionale FIAIP ehm, confermiamo questa, questa previsione di Nomisma, anzi prevediamo ehm, una tendenza lievemente eh, ottimistica rispetto a questo dato, un più 9% dell'erogato rispetto all'anno passato, è chiaro che partiamo dal presupposto che il 2012 è stato un anno molto critico dal punto di vista finanziario con conseguenze eh, inevitabili anche sul comparto immobiliare e quindi quel dato del meno 38,5% noi addirittura dal nostro centro studi lo abbiamo almeno 50% delle operazioni di mutuo rispetto all'anno 2011. Detto questo, è chiaro che la previsione ottimistica dipenderà da una serie di fattori, eh, quali sicuramente una crescita eh, della, del comune sentimento eh, della popolazione eh, in senso ottimistico e positivo, visto il clima diciamo, di paura, di timore che. Eh, pervade un po' tutta la popolazione non solo da quest'anno, eh, io direi anche di disorientamento, sentimenti che sono anche difficilmente gestibili. E a questo aggiungiamo anche eh, sicuramente il fatto che le condizioni del mercato eh, finanziario consentono di mantenere i tassi di interesse a un livello basso come quello di oggi e in aggiunta direi anche una politica governativa Tanto attesa anche lo stesso Letta nel suo discorso di, di ingresso alle Camere ha dichiarato che il riordino della fiscalità del comparto immobiliare è una priorità. Quindi, noi eh, speriamo fortemente in questo. La Federazione ha presentato un documento molto eh, preciso, concreto, dove propone, in maniera, in maniera chiara, in primo ordine, eh, proprio una riduzione della pressione fiscale sull'immobile e eh, la proposta di un'imposta unica che riunisca tutte quelle tasse, tassine e imposte che sono nell'ambito dell'immobiliare, quindi la TARES. Eh, le addizionali comunali, IRPEF, eh, l'IMU, insomma tutte le tasse che oggi sono, che rendono poco chiaro quella che è la tassazione relativa all'immobile. Quindi una, chiediamo una tassazione, eh, ripeto, eh, diciamo una, una normativa, una, una, una riforma in questo, in questo ambito mh, molto precisa eh, perché pensiamo che questo possa poi contribuire in maniera fattiva alla alla, diciamo così, alla ripartenza diciamo, della ripresa del mercato immobiliare. Scendiamo un attimo eh, nel dettaglio del, del nostro territorio. Eh, lei, Soprani, ha un osservatorio su quella che è la costa, no? I, nostri, i nostri lì di sud. Siamo nel pieno della stagione anche turistica estiva. Eh, qual è la situazione? Io direi che il settore turistico è un settore che eh, può apportare eh, già da ora un certo sentimento di stabilità per quello che sono le cifre. Quindi, è un mercato che evidentemente, rifacendosi non solo alla necessità della casa, ma anche delle valutazioni che sono quelle dell'apprezzamento per il territorio, per tutto quello che offre eh, la Romagna, dal verde al, al mare, l'entroterra, alla nostra gente anche, che, che è molto apprezzata da chi, da chi viene in vacanza da noi, abbiamo dei valori che ci permettono di eh, guardare con ottimismo proprio perché partiamo da una base che è una base stabile. Eh, do due dati velocissimi per quello che riguarda, per esempio, le locazioni estive. Noi abbiamo un 73% degli operatori, quindi una percentuale di questi tempi abbastanza importante, che ci dice che i prezzi delle locazioni estive rimarranno stabili, quindi già eh, la stabilità può essere vista come una buona base certo. per quella che sarà poi una, una ripresa. Devo dire che il dato non è del tutto negativo neanche per quello che riguarda le compravendite, perché la percentuale di chi prevede che i prezzi rimarranno stabili nel 2014 è del 47%, quindi diciamo quasi una metà degli operatori sentono che siamo in una fase di stabilizzazione dalla quale poi si può cominciare a ripartire. Non neghiamo che c'è ne comunque una parte. Eh, che incide più o meno per, gli stessi, eh, per le stesse grandezze, che invece ha una, un sentimento diciamo, negativo e quindi eh, si aspetta diminuzioni dei prezzi, devo però precisare in un range che è da uno 0 a un 5% in misura minore da un 5-10%. Quindi direi che anche in quel caso ovviamente dobbiamo essere consapevoli di quelli che sono i valori e le cifre però ci permettono, riallacciandomi anche a quanto diceva il Presidente Baccarini, eh, di guardare avanti con un certo uh, ottimismo. Mm, per quello che riguarda soprattutto il tema delle locazioni turistiche, devo dire che probabilmente un dato confortante come quello che abbiamo dato è anche dovuto al fatto che eh, probabilmente le locazioni permettono di fruire il bene Romagna in un modo più uh, dinamico, nel senso che il prodotto Romagna lo si può... Eh, vendere indipendentemente da quella che è la situazione di, eh, parlavamo di erogazione del credito piuttosto che fiscalità quindi già presenta comunque un quadro che è molto diverso e in più eh, si possono eh, proporre pacchetti si può proporre una gestione spezzettata dei periodi, si possono proporre formule di 3x2, 2x1 insomma si può aggredire creativamente il mercato e i risultati si vedono perché appunto le percentuali sono, sono abbastanza buone da questo punto di vista. Quindi non si viene più da, dalla fine della scuola a settembre la ripresa della stagione? Purtroppo, purtroppo no, non esiste più quel tipo di, eh, di mercato, devo dire però che se ne è creato un altro che è quello di eh, periodi di vacanza magari più ristretti, eh, all'insegna sempre della qualità, quello che noi vediamo. È che i clienti preferiscono orientarsi verso soluzioni belle, accessoriate, nuove, magari per periodi più brevi, quindi non facendo più periodi lunghi, ma assolutamente ecco, spezzettando i periodi, facendo una settimana, facendo le due settimane. Noi vediamo che le prime prenotazioni o le richieste di informazioni arrivano in un'agenzia alla fine di dicembre, addirittura per le tipologie più particolari, quelle magari che hanno qualche conforto, qualche accessorio in più che non si trova dappertutto. Quindi eh, vediamo che l'interesse per il prodotto Romagna c'è e questa credo che sia la considerazione fondamentale, noi abbiamo un prodotto che ancora piace molto. Dobbiamo cercare nei limiti in cui la situazione congiunturale lo consente di riuscire a proporlo segmentandolo, e proponendolo a tante persone e anche per le tasche più diverse. Allora, completiamo un po' questo quadro e andiamo a vedere eh, qual è la situazione invece in città. Noi siamo andati in un'agenzia ravennate e ecco cosa ci hanno detto. Quello che vediamo ehm, da, 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 per noi di questo settore da diversi anni, comunque a maggior ragione nel primo semestre del 2013 possiamo dire che mh, il cliente che si avvicina all'acquisto di quello che è sem da sempre ritenuto il bene rifugio per gli italiani in genere, ehm, si avvicina con l'effettiva necessità di dover acquistare. Perché ha esigenze familiari che glielo impongono. Diciamo che con l'avvento dell'IMU già nel 2012 sono calate un po' le richieste degli immobili, eh, degli acquisti immobiliari per gli investimenti, e in eh, questo momento la è ancora una fase un po' statica. Oggi il cliente tipo è quello che si avvicina al cliente medio che ha bisogno, necessità di comprare con l'aiuto anche eventualmente de de della famiglia d'origine, perché diversamente l'ottenimento del mutuo è più difficoltoso. Il valore degli immobili era, ehm, si era doppiato esattamente, un, un appartamento che quando negli anni 90 valeva 100 milioni, adesso vale 100 mila euro. Chiaramente il potere dello stipendio di un italiano medio, e che era di 1 milione e 2, adesso sono 700 euro. E quindi eh, mentre subito... Eh, il passaggio non, eh, non si è risentito, anzi sembrava molto facile comprare una casa, anche perché proprio gli istituti bancari mh, davano mh, molto più facilmente i mutui per acquistare queste, queste case, adesso quello che abbiamo attualmente, che definiamo crisi, è il valore intrinseco degli appartamenti che valevano da sempre, quindi adesso è la realtà. Prima era gonfiato, quindi quello che dobbiamo fare il nostro lavoro da agente immobiliare è proprio quello di riportare eh, le persone alla, ehm, alla realtà delle, delle, delle situazioni e quindi fargli capire che non stanno svendendo un immobile, ma che lo stanno vendendo al prezzo reale di mercato. Parlavamo prima di tutte le imposte, le tasse che ci sono che gravano sulla casa, ma accanto a queste ci sono anche tutta una serie di normative, alcune anche molto nuove, molto recenti. Ripasso la parola al presidente, ce n'è una in particolare appena entrata in vigore che rende obbligatoria la certificazione energetica per chi vende e per chi affitta. Quale impatto pensate che potrà avere sulla vostra attività in generale? Sì, l'impatto è un impatto che in realtà uh, è, già in, è già in essere da, da anni, perché ehm, questo, questo decreto non è altro che il recepimento di una direttiva comunitaria del 2002, che ha visto a sua volta in Italia, nonostante i ritardi e i richiami da parte della Comunità europea, uh, un, un primo decreto nel 2005, un secondo nel 2006. Un terzo nel 2009 e, e poi il decreto regionale del 6 ottobre 2011 che ha inserito diciamo, l'obbligatorietà ehm, di inserire la certificazione energetica, o meglio, la classe energetica e l'indice di prestazione energetica anche negli annunci commerciali. Quest'ultimo decreto del 4 giugno. Ha ah, la grande novità che oltre a modificarne il nome da attestato di certificazione energetica ad attestato di prestazione energetica ha introdotto le sanzioni a livello nazionale presenti solo in, nella regione Lombardia. Eh, tra le varie sanzioni, quelle che in, in, riguardano coloro che operano nell'attività di intermediazione e consulenza immobiliare sono eh, sanzioni da 3000 euro se non viene indicata la classe energetica e l'indice appunto di prestazione energetica. L'impatto sicuramente positivo perché eh, chiaramente chi si appresta ad acquistare un immobile venire a di eh, quanto consumo energetico avrà la propria abitazione tenuto conto di una serie di parametri come eh, gli infissi, eh, il riscaldamento a pannelli arianti, il tipo di caldaia, insomma altri parametri tecnici, è sicuramente un valore eh, non solo in termini di, proprio di stima dell'immobile, ma anche di mh, una valutazione che è necessaria nell'ambito eh, della decisione, della trattativa che si va ad affrontare. Quindi sicuramente un aspetto che va in più anche a professionalizzare, secondo me, la nostra figura che deve essere eh, competente, conoscere gli aspetti oltre che legali, fiscali e tecnici, anche appunto in questa direzione eh, per ciò che attiene alla certificazione stessa. Grazie. Soprani lei ha una delega, quella alla comunicazione, insomma, che oggi assume molto rilievo anche in considerazione dei nuovi mezzi di, di comunicazione. Ne abbiamo parlato proprio qui eh, poche, eh, poche puntate fa. Come si comunica oggi sui social network, sul web, con i nuovi canali, eh, la vostra professione che a volte è vista magari no? con un po' di sospetto, un po' di diffidenza? Io ringrazio particolarmente per la domanda perché credo che veramente nella nostra professione, nella categoria che rappresentiamo come FIAIP, ci sia eh, molto da fare in questo senso perché ci sono delle professionalità eh, veramente elevate. Eh, noi come FIAP Emilia Romagna portiamo avanti un programma di formazione degli associati che definirei quasi di alta formazione per la qualità dei docenti che sono invitati a tenere le relazioni e il tipo di argomenti che si trattano, che sono poi eh, le conoscenze che sono richieste oggi a un agente immobiliare serio per operare in questo mercato, che è un mercato sempre più complicato, quindi assolutamente l'agente immobiliare deve diventare una figura necessaria per potersi muovere in questo ambito. E, e spesso queste professionalità non vengono eh, il valore di queste professionalità non viene percepito dal pubblico come dovrebbe, quindi eh, la comunicazione credo che sia basilare. Noi l'abbiamo fatto eh, con un'operazione direi quasi trasparenza, cioè ehm, comunicando come Fiaipo Emilia Romagna tutte le iniziative, per esempio, che vengono svolte nelle nove province della nostra regione, eh, con mezzi aperti a tutti. Quindi ehm, io ho notato che c'era prima una eh, quasi una, una volontà di chiusura, comunque eh, anche da parte degli agenti immobiliari stessi non si andava spesso a cercare il confronto, il dialogo, probabilmente questa era una mentalità figlia di una cultura passata, al giorno d'oggi in cui la condivisione delle esperienze, il dialogo con il cliente, la trasparenza sono valori eticamente importanti ma che veramente si traducono anche in opportunità di affari maggiori, ehm, questa apertura credo che sia fondamentale, noi abbiamo attivato un, per esempio un canale YouTube che è già pieno di contenuti e sono visibili a tutti, abbiamo una pagina su Facebook ufficiale FIP, Emilia Romagna che permette di raccontare tutto quello che facciamo e che si propone di interessare non solo gli agenti immobiliari che rimangono comunque una parte consistente del nostro target ma anche le persone che vogliono sapere gli agenti immobiliari cosa fanno, cosa organizzano, come si muovono sul territorio. Quindi l'aspetto della comunicazione credo che sia importante verso il pubblico sicuramente e anche fra colleghi, eh, anche questo è una, eh, una, un elemento che forse è mancato, al giorno d'oggi non ci sono più scuse perché le tecnologie permettono di comunicare facilmente a costi zero e in tempo reale e penso che lo scambio anche di esperienze e di condivisione di migliori pratiche possa essere anche un presupposto per aumentare la professionalità di tutti e, e alla fine beneficiarne poi a è il cliente in ultima analisi, quindi eh, comunicando possiamo raccontare qualcosa di più di noi stessi, della professione e alla fine del percorso anche fornire probabilmente un prodotto migliore ai clienti. Bene, allora immagino che questa puntata la potremo vedere anche sul vostro canale di, assolutamente, di YouTube. Assolutamente eh, sì. E quindi abbiamo detto comunicazione, nuove norme, eh, un mercato insomma, che cambia, ma che saranno i primi segnali positivi di ripresa. Ultima domanda, uguale per entrambi, come immaginate nel vostro settore l'impresa domani? Presidente. La mia visione personale e quella posso dire, della federazione che rappresento a livello regionale è molto fiducioso, nel senso è una visione che vede la figura nostra, cioè di chi intermedia nell'ambito delle transazioni immobiliari. E per forza responsabilizzarsi, quindi vado incontro a quello che diceva Marco Soprani, responsabilizzarsi, assumere maggiore, eh, dare maggiori servizi, elevare la qualità del servizio erogato e partendo dal presupposto che il comparto immobiliare è la seconda voce del PIL eh, in Italia e ha una valenza economica, eh, sono 4.200 miliardi il valore delle abitazioni civile, 1.000 miliardi il valore degli immobili a uso diverso dell'abitativo, 1.400.000 sono coloro che lavorano nella filiera immobiliare, numeri circa l'80% dei, dei proprietari dei, dei cittadini hanno un'abitazione, sono proprietari dell'abitazione principale. Quindi dati che danno una valenza economica ma anche una valenza sociale perché eh, il comparto immobiliare riveste un ruolo fondamentale da sempre per garantire stabilità e benessere a quella che è il nucleo centrale della società, ovvero la famiglia. Quindi da questi presupposti eh, oggi acquistare o vendere casa è sempre più complicato, come diceva Soprani prima: la legislazione è sempre più complessa, e quindi noi possiamo divenire necessari se adeguatamente formati e informati, e la Federazione lavora in questa direzione. Impresa domani nell'immobiliare. Io spero e si sta lavorando perché le nostre imprese siano sempre più capaci di comunicare, di condividere e di collaborare. Quindi comunicare nel senso in cui ci siamo detti prima, di aprirsi, di sapere sviluppare una maggiore capacità di ascolto e di dialogo con i clienti, condividere le migliori esperienze in modo da dare un servizio sempre più standard e che questo standard sia sempre più elevato. E collaborare perché se c'è un altro dei risvolti eh, degli paradossalmente positivi di questa crisi è che forse ci ha insegnato anche a collaborare di più con i nostri colleghi e speriamo che questo patrimonio poi di collaborazione, questo network, poi si, non si perda una volta che la crisi magari passerà, ma, ma si rinsaldi anzi.